in una vecchia casa abbandonata nel cuore di una fitta foresta. Era una grande costruzione rumorosa e decrepita, le finestre erano rotte e l'intonaco delle pareti si sfaldava. Nessuno osava avvicinarsi a quella casa, perché si diceva che fosse infestata da un misterioso essere. La storia narra che le persone che osavano entrare nella casa sentivano strani rumori provenire dai suoi bui corridoi. Si diceva che l'essere misterioso si nascondesse tra le ombre, aspettando solo il momento giusto per attaccare. Un giorno, una giovane coppia, composta da Alex e Lara, decise di sfidare la leggenda. Intrigati dal mistero che circondava la vecchia casa, si lanciarono in un'avventura da brivido. Armatisi di coraggio e di una lanterna, si inoltrarono nella casa, pronti a svelare il segreto celato dietro quelle mura. Appena entrarono, i rumori sinistri iniziarono ad avvolgerli. Il pavimento scricchiolava sotto i loro passi e pareva quasi che la casa respirasse insieme a loro. Camminarono cautamente lungo i corridoi bui, cercando indizi e risposte, finché si trovarono davanti a una porta arrugginita. Con grande timore, aprirono quella porta e scoprirono un'ulteriore scala a chiocciola che li portò nel seminterrato. Puzzava di polvere e muffa, ma erano determinati ad andare avanti. Mentre scendevano, sentirono sussurri e strani rumori provenire dalle pareti. Finalmente, nel profondo della cantina, scoprirono una piccola stanza. Sul pavimento, avvinghiato a una pietra fredda, giaceva un bruco enorme. Era viscido e lucente, con lunghe zampe emettenti un suono stridulo. Sembrava quasi mostruoso. Alex e Lara, affascinati dalla sua stranghezza, si avvicinarono con cautela. Quando l'improvvisa luce della lanterna lo colpì, il bruco emise un urlo straziante, rivelando una bocca piena di affilate zanne. Sapevano di non potersi fidare di quella creatura. Mentre cercavano di allontanarsi frettolosamente, l'essere simile a un uomo comparve dietro di loro. Era alto e magro, la pelle pallida e i suoi occhi erano bui e orbite vuote. I suoi movimenti erano scattanti e lenti, come se fosse stato animato da un'energia sinistra. L'essere emise un ghigno mostruoso, rivelando una bocca piena di denti affilati come lame. Avanzò lentamente verso di loro, emanando un freddo gelido e una sensazione di paura indescrivibile. Alex e Lara si guardarono negli occhi, sapendo che se non si fossero difesi, sarebbero diventati vittima di quell'essere maligno. Si guardarono attorno, cercando un'arma per poterne affrontare la loro minaccia inaspettata. A vederlo, l'essere iniziò a correre verso di loro. Improvvisamente, Alex afferrò un ferro arrugginito dal pavimento e lo scagliò contro quell'essere oscuro. Lo colpì in pieno petto, facendolo cadere a terra. Ma l'essere era implacabile e si rialzò, pronto a continuare l'attacco. Mentre la tensione raggiungeva il suo apice, improvvisamente la stanza si riempì di un getto di luce abbagliante. L'essere urlò e si dissolse in un'ombra fumosa, come se non fosse stato mai esistito. Con un sospiro di sollievo, Alex e Lara guardarono verso la luce e videro una figura angelica che fluttuava nell'aria. Era una creatura luminosa e serena che emanava una sensazione di benevolenza. La figura svelò la sua vera identità, era lo spirito di una giovane ragazza che era stata imprigionata nella vecchia casa molti anni prima. Era lei a creare i rumori e a proteggere quella casa dal male. Lara e Alex, riconoscenti per essere stati protetti, uscirono dalla casa, lasciando alle loro spalle quel mistero svelato. Non avrebbero mai più dimenticato quella notte terrorizzante ma illuminata, segretamente grati per esserne usciti vivi.